È stata proiettata al Polo del Novecento di Torino, nell'ambito delle iniziative per il Giorno della Memoria, la versione integrale digitalizzata del cinegiornale Luce sulle leggi razziali nell'Italia fascista, realizzata grazie a un prezioso documento recuperato a Milano alla fine degli anni 70 da Paolo Gobetti, allora presidente dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza. Il video si focalizza sulla visita di Benito Mussolini a Trieste il 18 settembre 1938, nel corso della quale annunciò con un discorso in piazza Unità d'Italia la decisione di adottare la legislazione razziale anti-ebraica. L'iniziativa è stata promossa dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale.